qualità e di altro. Presidente Capone, stamattina ci siamo messi in contatto anche con Giulio Di Palma, il quale ci ha riferito che nella sostanza ha trovato con lei a telefono un'intesa di massima e che a proposito di questa intesa vi dovete riaggiornare. Ricordo che lei ha preso visione della bozza di preliminare che le ha spedito proprio Di Palma. Sì, io mi sono sentito un'ora fa, confermo quando mi state dicendo, posso confermare di aver ricevuto ieri sera questo preliminare, il quale ha bisogno sicuramente di essere d'accordo tra le parti modificato sui termini, sui tempi, e anche perché correttamente parlando si evince una voglia, una disponibilità, ma non è sancito l'impegno per la scadenza del 15. A seguito di questo io ho chiamato il signor Giulio Di Palma, con il quale lo ringraziavo per questa sua disponibilità, ma andava precisato che il preliminare va rivisto, va diciamo rettificato per raggiungere un'intesa unitaria, perché tutto sommato sugli importi c'è un'intesa, bisogna lavorare sui tempi e sulle garanzie. Ma oltre queste cose, lui alla mia domanda se è pronto per la scadenza del 15, perché nel preliminare non è riportato questo impegno, e per il quale impegno io ho detto tutto il resto, gli accordi sull'entità del debito e la malleva rispetto alla fiduzione e al debito, e nel contempo anche rispetto ai tempi che lui chiede che possono essere rivisti e rettificati, ma tutto questo è relativo o inutile se non c'è la disponibilità del 15. Però lui, Di Palma, presidente, obietta che è interesse anche suo, cioè dello stesso Di Palma, saldare queste aspettanze se l'intesa dovesse insomma essere suffragata dai fatti. Infatti ho precisato che o nei suoi confronti o nei confronti di chiunque le modalità poste al 15, dopo il 15 di aprile, sono tutte discutibili, ma se c'è innanzitutto questa certezza di assolvere all'impegno del 15. Lui mi diceva che sta lavorando, pensa di farcela, ha dato questa disponibilità. Io spero che per lunedì, al massimo martedì, ci sia questa concretezza.